Grazie, grazie Carmine, un saluto a Sandro Federico. Allora facciamo il punto della situazione, perché a questo Teramo manca effettivamente sostanzialmente la continuità, no? Sì, purtroppo la partita di Fano ci ha lasciato un po' di amarezza, perché è una partita che di grande equilibrio, ma abbiamo un peccato forse con una scarsa intensità. E allora dobbiamo capire, ma probabilmente lo sapevamo, che in queste ultime 12 partite che rimangono l'intensità e la cattiveria saranno determinanti. Tra l'altro c'è grande bagarre lì in fondo alla classifica, perché in 6 punti ci sono 7 squadre, il colpo di coda dell'Albino F, che tra l'altro ha anche giocatori importanti per la categoria, giocatori che fino a qualche anno fa militavano in Serie B, Albino F che ha battuto una Ternana in crisi. C'è grande equilibrio e quindi anche Renate viene da 9 risultati utili, Giana, insomma anche lo stesso Rimini, c'è da lottare perché è un campionato molto equilibrato, un campionato dove non ci sono squadre e società in difficoltà, non c'è una squadra penalizzata. E quindi dobbiamo tirar fuori qualcosa di diverso. Questa è una mia considerazione, Sandro, non ti voglio mettere in difficoltà, però a mio avviso questo organico vale decisamente di più della posizione classificatoria. Sì, sicuramente individualmente possiamo ambire a qualcosa di diverso, però la classifica dice questo e quindi dobbiamo accettarlo e ripeto, dobbiamo esprimere qualcosa di diverso e non sempre nel calcio vince chi è più bravo tecnicamente o ha più qualità, ma anche chi ha più determinazione e più cattiveria. Adesso c'è il confronto interno con la Monza, sabato ore 14:30, Monza che ha cambiato decisamente passo, decisamente marcia nel girone di ritorno, 4 vittorie, una sola sconfitta e 2 pareggi, una sconfitta proprio sabato scorso a Trieste, è chiaro che è una squadra completamente rifatta nel mercato di gennaio. Sì, ma in casa abbiamo battuto già la Triestina, abbiamo battuto su Tirol, quindi siamo capaci anche di affrontare squadre di questo livello. E se ci ricordiamo bene tutto questo, probabilmente affrontiamo l'impegno come sappiamo fare e come abbiamo fatto in passato. Quindi grande rispetto del Monza, grande società, una squadra che ha praticamente cambiato organico a gennaio, ma noi dobbiamo, ripeto, portare a casa il massimo del risultato. Ecco, tra l'altro stavamo dicendo, il Monza si è rinforzato alla grande in questo mercato di gennaio, cito qualche giocatore tipo Marchi, Palazzi, che insomma è stato a Pescara, Guarna il portiere, Scaglia, Chiricò, Lora, Armellino e Fossati, Lora che ha giocato fino a qualche settimana fa insomma in B col Cittadella, insomma, stiamo parlando di giocatori importanti per la categoria. Sì, sì, una squadra che lotta per vincere. E probabilmente non riusciranno a raggiungere il primo posto, ma nei playoff se la giocheranno sicuramente alla grande. Capitelli, subito dopo la sconfitta di Fano, ha testualmente dichiarato: bisogna cambiare registro. Ma ha ragione, perché la prestazione che ha offerto la squadra ha un po' deluso un po' tutti. Era una partita da 0-0, per carità, il Fano non ha creato granché, però noi vogliamo vedere una squadra con un piglio diverso, con una mentalità diversa, e quindi ci sta anche uno sfogo del presidente, ma per spronare la squadra e per far capire che bisogna dare qualcosa di più di un semplice, come dire, ripeto, non basta la qualità nelle giocate, ma ci vuole anche la grinta e la determinazione. Che effetto fa, Sandro, vedere ex attaccanti del Teramo che quest'anno stanno segnando, non dico di domenica in domenica, ma quasi, mi riferisco a Gondò che sta facendo molto bene nel Rieti, a Tulli che ieri ha segnato il più bel gol del turno infrasettimanale col Trapani in Serie C, una rovesciata stile Ronaldo, tanto per farci intendere a chi è in visione all'ascolto, lo stesso Panico del Cittadella. È un dato curioso, allarmante,
perché poi quando vanno via vanno con veramente una trasformazione, probabilmente anche mentale, ma probabilmente anche noi dobbiamo fare qualcosa di diverso, perché se poi questi ragazzi validissimi riescono a far bene da altre parti, vuol dire che noi dobbiamo anche fare un mea culpa e capire come mettere nelle condizioni migliori anche gli stessi calciatori per rendere al massimo. Perché non può essere più un semplice dato, è qualcosa che fa riflettere anche noi addetti ai lavori, e vuol dire che bisogna stare anche più attenti. Ma adesso va tantissimo la formula del prestito biennale, certo, per tanti giovani. Perché? Perché ormai sappiamo che per integrarsi bene, per capire anche le dinamiche di una realtà, un calciatore ha bisogno di più tempo, soprattutto i giovani che poi vengono fuori dalla primavera o che vengono, certo, fuori dal settore giovanile. E capisco perfettamente, perché è così. Dopo sei mesi inizi a capire, dopo un anno, veramente le qualità di un giocatore. E allora vedo anche nel Pescara spesso utilizzano questa formula, certo, perché hanno bisogno di tempo. Non c'è dubbio, abbiamo citato, caro Carmine, tre giocatori che lo scorso anno purtroppo non hanno lasciato il segno a Teramo, che invece quest'anno stanno facendo bene nelle rispettive squadre. L'ultima, Sandro, posizione sempre salda quella di Maurizio? Ma adesso siamo veramente concentrati su questa partita, quindi è l'ultimo dei problemi. E ripeto, tutti insieme dobbiamo arrivare a fornire una prestazione importante. Il presidente ce lo chiede, la piazza merita qualche soddisfazione in più, perché sono anni che soffrono, li capisco, ma ripeto, dobbiamo tutti dare qualcosa di diverso, cioè far capire anche ai calciatori un'area più positiva, un'area di voler essere vincenti a prescindere anche da un risultato negativo, e alla fine arriverà alla salvezza. Perché? Perché tutte le componenti sono andate in un'unica direzione. Anche perché ci vuole l'impegno, e chiudiamo con una battuta, ci vuole l'impegno quest'anno per fare play-out, visto che la quart'ultima posizione metterebbe al riparo da qualsiasi spiacevole sorpresa. Grazie a Sandro Federico per la disponibilità, in bocca al lupo per la partita di sabato. Massimo. Grazie ancora. Sì. Chi sì, la spunterà tra Campitelli e Berlusconi? Ah, ecco, questa è bella, effettivamente ha ragione il direttore Carmine Perantuono, che sta conducendo il TG. Chi la spunterà tra Campitelli e Berlusconi? bella sfida, e il nostro ci tiene in modo particolare a vincerla, essendo anche a grande stima di Berlusconi, quindi ci terrà in modo particolare a vincerla, e noi faremo di tutto per portarla a casa. Ma sarà il Bonolis Berlusconi? Sicuramente Galliani. Galliani penso di sì, Berlusconi penso che, insomma. Però chissà, mai dire mai. L'aspetteremo a braccia aperte.